Sicuramente solidarietà da parte di tutti, da parte del comune quest'oggi, il sindaco, l'assessore Emma Petitti, sono stati tutti veramente molto solidali, non solo ecco, nel ruolo in cui, esatto, proprio nel ruolo morale, ecco, a livello umano, e non mi hanno mai lasciata sola, anzi ho sempre ricevuto, specialmente da Emma Petitti e Gloria Lisi, telefonate anche solo per sapere come sto, se avevo bisogno di qualcosa, quindi sono state veramente splendide. Sì, sì, è un gesto doveroso, abbiamo questa originalità, dico molto positiva, di questa Fondazione Vittime dei Reati che in Regione fu istituita già diversi anni fa, che sta sostenendo, ha sostenuto concretamente centinaia di persone, dico purtroppo, ma nel momento in cui accadono reati gravi, a chi li subisce in questa regione, nel territorio regionale, o a chi emiliano-romagnolo li subisce fuori da questa regione, vi è la possibilità, attraverso la richiesta dei comuni dove vivono le persone colpite, di avere diciamo così, un sostegno economico, che comunque in ogni caso è un aiuto concreto, visto che in questi casi troppo spesso le spese, anche diciamo così, a partire da quelle mediche, per non dire quelle legali, sono spese molto spesso non banali. Sono già arrivate ad esempio le richieste per la coppia di ragazzi polacchi, la ragazza e il suo amico, vittime di violenze da parte di quei, si presume, di quei quattro cittadini, non so neanche come chiamarli, se saranno loro veri e propri delinquenti, e così come per la trans peruviana, perché avvenendo i fatti in territorio della regione Emilia-Romagna hanno il diritto, attraverso la richiesta delle istituzioni, di poter essere aiutati. Per quanto riguarda Jessica, con Emma Petitti venimmo nelle ore immediatamente successive a quella tragedia a trovarla, tornammo a trovarla, le dicemmo fin dal primo momento che ogni volta avesse avuto bisogno noi c'eravamo, non perché caritatevoli o generosi, ma perché è un dovere da parte delle istituzioni stare vicino a chi subisce questi reati così drammatici, che accadono ancora troppo spesso ai danni soprattutto delle donne in questo paese. E così come dicemmo questo a lei, immediatamente ci siamo costituiti parte civile in entrambi i procedimenti a carico di chi l'ha colpita. Io mi auguro che la giustizia sia la più rapida possibile e non guardi davvero in faccia a nessuno. Ma Jessica è una donna forte, solida, lo era prima e paradossalmente lo è di più oggi, e ci sta rafforzando tutti nel tentare di capire come adesso questo paese si può svegliare nell'intraprendere delle azioni più decisive sulla violenza alle donne, che nel caso di Jessica è passata da violenze di qualche tipo fino all'acido. Abbiamo visto cosa è successo adesso in Puglia alle violenze sessuali in giro per l'Italia. Noi abbiamo bisogno di formazione, di cultura, ma anche di pene certe, di norme che possono non far considerare, abbiamo sentito parole allucinanti in questi giorni, no? Questi reati come sì, vabbè, in fondo qualche anno poi ci si ripulisce e si è di nuovo fuori. Noi uomini, anche come ci diceva Carlo Lucarelli, come genere maschile, non dico che dobbiamo sentirci in colpa, ma adesso anche noi tutti dobbiamo aprire una riflessione per agire ieri, non domani, agire su un piano normativo, su un piano di prevenzione. Jessica ci sta dando forza, ci sono tanti problemi, bisogna lavorare e affiancare le vittime sia sul lato psicologico, morale, ma anche di ricostruzione materiale di una vita. Questo è un piccolo tassello. Noi come Comune di Rimini abbiamo fatto richiesta di sostegno alla Fondazione Vittime di Reato per un sostegno economico per le spese mediche, perché ci sono anche queste, perché noi parliamo, le mie sono parole, Jessica sta affrontando delle cure, quindi anche questo tassello che abbiamo fatto sul sostegno delle spese mediche serve e può aiutare. Il percorso che dobbiamo fare deve essere forse, anzi senza forse, radicalmente più impegnato sul fronte di violenze che sono quotidiane e poi magari di cui ce ne accorgiamo solo all'atto emblematico. Bisogna accorgersene e intervenire prima dell'atto purtroppo tragico e emblematico. Cerchiamo di arrivare a dare un sostegno concreto, che ovviamente non risolve il problema, non è che dando soldi le cose si risolvono, però è una specie di piccolo segnale. Uno ha subito qualcosa di terribile, un evento criminale come questo qui, ha anche dei piccoli problemi economici, il nostro arrivare è dire guarda, tranquillo, a questa cosa qui ci pensiamo noi, è un modo appunto per dire tranquillo, ci siamo tutti assieme, veniamo a fare quella cosa lì, è una cosa che io ritengo molto utile.
certo al di là dei soldi, è chiaro, perché innesca una riflessione, soprattutto in questo caso, che diventa importantissima. Crediamo di essere evoluti, no? Di essere arrivati, siamo nel 2017, io sono io, per carità, queste cose terribili che vediamo appartengono a culture e a tempi che sono nella notte dei tempi. Fino al 1981 si poteva sparare alla propria sorella, alla propria moglie, senza finire in galera, col delitto d'onore, e si poteva violentare una ragazza e poi semplicemente sposarla e finiva tutto lì. Ed era il 1981, io personalmente avevo 21 anni, ero grande, voglio dire. Allora è un cammino nel quale noi, soprattutto noi esseri umani di sesso maschile, siamo ancora indietro, ma tanto indietro. Dobbiamo renderci conto di questo e cominciare a lavorarci seriamente. Dicevo poco fa, io ho avuto modo di provarlo sulla mia pelle nel periodo dello stalking. Mi sono resa conto che ci sono delle lacune, ci sono delle cose da migliorare nel discorso della prevenzione, ed è fondamentale, perché poi non si può piangere sul latte versato. Moltissimo. Io, vabbè, è logico, sono sensibile al tema della violenza in generale, però questa storia, questa vicenda di Noemi mi ha lasciata veramente un po' con l'amaro in bocca. Per l'età, perché la madre stessa l'aveva portata a denunciare con il volto tumefatto. E in più già erano in corso delle, insomma, gli ordini disciplinari, non so, gli era stato fatto il TSO a questo ragazzo, era stato certificato che aveva dei problemi mentali. Cioè, dov'è la tutela della vittima? Bisogna tutelarle queste persone, ma uomo o donna che sia, vanno tutelati. In questa maniera qua si è rovinata la vita ad una persona, anzi proprio gli è stata tolta, non c'è più, e si è rovinata la vita anche di questa persona, di questo ragazzo che evidentemente ha dei problemi mentali e ha agito in questo modo. Quindi sono due le vite finite e il danno è irreparabile.